Promettimi che ti metterai in discussione, che lotterai con te stesso se necessario, che ti impegnerai a considerare quello che hai sempre visto come un punto di arrivo, un punto di partenza. Ciao a tutti, sono Francesca di Dressage for Jumping, siamo oggi con Jonathan perché è appena uscito il suo libro Più Uno, manuale motivazionale per trasformare i tuoi sogni in progetti e realizzarli. Innanzitutto, buongiorno Jonathan. Buongiorno, grazie Francesca. Allora, io ho appena ricevuto il tuo libro, l'ho letto tutto perché è stato veramente un libro molto molto interessante, ma vorrei che tu ci spiegassi bene come mai hai scelto di chiamarlo Più Uno. Che cosa significa Più Uno? Allora, Più Uno è la filosofia, la mia filosofia di vita, è quello che mi ha portato comunque ogni giorno a evolvermi in quello che facevo e a realizzare quelli che erano i miei obiettivi. E è un messaggio, è l'aggiungere il più uno in tutto quello che fai. In realtà avevo deciso di scrivere questo libro quando avevo 40 anni e poi per un po' di problemi non sono riuscito a scriverlo al 40esimo anno. E quindi ho detto, vabbè, non posso smettere di descrivere e di raccontare quello che mi è successo, perché poi è stato un anno importante della mia vita quello, mi sono trasferito a Monaco, un sacco di cambiamenti, e quindi ho detto, vabbè, non voglio scrivere il libro senza trascurare quello che sto vivendo adesso. E da lì ho deciso, quindi di aspettare, ho detto lo chiamerò 40 più 1. 40 più 1. E poi dopo era talmente importante quello che stavo vivendo da raccontare che ho capito che i primi 40 erano soltanto la preparazione al più 1. E in quel più 1, quando l'ho pensato, ho capito che era qualcosa di più, che era veramente quello che mi aveva spinto, che era la filosofia che stavo seguendo da tutta la vita. Ok, perché tantissime persone che seguono la nostra pagina hanno molti sogni, ma molto spesso mancano un pochino della capacità di trasformarli in progetti e poi realizzarli. Allora, io darei importanza proprio al sogno in generale. Secondo me è una cosa che va sottolineata e va assolutamente sostenuta a livello culturale, perché oggi il mondo, la società spesso ti vuol riportare con i piedi per terra, vedendo quasi come una cosa sbagliata, forse troppo ambiziosa, proprio il fatto di sognare. Invece i bambini devono nascere, crescere, sognare e non smettere mai di farlo anche quando diventano bambini grandi. È da lì che nasce la voglia di pensare al più uno, a raccontare, a condividere una storia di un bambino che ha sempre sognato e poi le ha sempre realizzate un po' i sogni. Ma ritornando un attimo sul libro, come mai hai pensato, cioè che cosa ti ha spinto a voler raccontare la tua storia, a volerla condividere con le persone, l'idea magari di aiutare qualcuno a fare questo passo in più? Allora, l'idea è stata di condividere quello che avevo vissuto e mettere a disposizione delle persone che potessero in qualche modo essere influenzate positivamente e restituire un po' alla vita tutto quello che la vita mi aveva dato fino ad oggi. E da lì ho deciso di scrivere e di raccontare quella che era stata la mia storia fino a quel momento e di rimettere a disposizione di tante persone che oggi si fermano un po' nel momento in cui si trovano a combattere con quella realtà che sembra un po' un'illusione. Quindi è più una questione di mindset che ti sì, ha aiutato a seguire queste idee. Fin da piccolo mi affascinavano le persone realizzate, gli imprenditori, mi affascinavano le persone che avevano realizzato qualcosa. E dietro questi risultati cercavo di capire sempre chi erano quelle persone, non quello che avevano fatto, ma chi era l'uomo, chi era il ragazzo, chi era l'uomo e quello che erano stati, come avevano fatti per arrivare fino a là. E da lì ho capito che non volevo condividere quello che era il risultato, perché i risultati poi si trovano facilmente, sono scritti, sono analizzati, analizzabili, però chi ero stato e quindi raccontarmi per quello che ero stato nel momento in cui realizzavo anche quelli che erano i miei obiettivi. E questa la trovavo la parte affascinante che stimolava me e che penso possa stimolare gli altri, perché per capire che dietro ogni risultato c'è sempre un bambino che poi è diventato uomo, che poi è diventato imprenditore, poi è diventato padre, poi è diventato cavaliere, che è diventato atleta, però c'è sempre un uomo. Quindi un libro utilissimo per tutti quelli che vogliono realizzare qualche cosa e magari non hanno ancora quella motivazione giusta per fare quel passo in più. Io ho raccontato in modo semplice quella che era la mia vita e ho pensato poi al progetto non soltanto qualcosa che riguardava me,
ma un qualcosa da condividere in più persone, perché poi pensando al più uno e parlando con persone che avevano realizzato qualcosa in più nella vita, ho pensato che poteva essere un qualcosa da condividere, perché io avevo il mio più uno, ma poi ci sono atleti, professionisti, imprenditori, tutti noi siamo un po' frutto dei nostri più uno. E se io raccontavo la storia di questo bambino che aveva realizzato i suoi più uno, aveva una forza, ma se più persone poi si raccontavano attraverso il più uno, sarebbe stato ancora diverso. Quindi più uno per me è diventato un po' un incubatore di sogni, un gruppo di persone che decidono di raccontarsi per quello che erano nel momento in cui andavano a realizzarsi. E oggi stanno per uscire altre storie di persone che vanno a raccontare chi erano nel momento in cui realizzavano quel più uno. E insieme diventiamo una community, spero, che possa ispirare le persone a un giorno a scrivere il loro più uno. Bello, molto molto interessante. Jonathan, ti ringrazio tantissimo, è stata veramente una chiacchierata super interessante e penso che sarà di grande motivazione per tutte le persone che vogliono realizzare quel più uno in più nella loro vita. Ti ringrazio tanto.